Io sono sempre esistito, almeno da quando esiste questo teatro. Dalla cima al sottosuolo, esso è il mio impero. Non sono superstizione di direttori, sbiadita creazione del corpo di ballo o delle maschere, né di fantasiose cronache giornalistiche. Sono esistito ed esisto in carne e ossa, benché con le apparenze di un'ombra. Sono pieno di collera, incattivito da chi ha ordito le amare sorti di questo teatro lirico. Primo fra tutti il fato maledetto che quella notte del 1908, non riuscendo a demolirlo, ne fece decretare la vile chiusura per mano di ogni potente di turno, che per 77 lunghi anni ha imposto e ottenuto che Messina dovesse restare orfana di siffatta fucina della prosa, della musica, della danza. 77 anni, signori miei, che hanno visto saccheggiare ogni pregio, fregio e virtù di questo teatro, finanche il soffitto, perché badate bene, il mio teatro non crollò mai, come dicono, né per il terremoto, né per le bombe. Non potete minimamente concepire il dolore infinito che mi hanno perpetrato e la rabbia che ho dovuto reprimere in infinite decadi di buio, nascosto nei miei sotterranei. Per tale ragione ancora oggi sono furioso e punisco chi offende questa casa, ma adoro invece chi la onora con la vera arte. Io sono musicista e compositore, inventore e alchimista, trasformista e prestigiatore. Io sono il fantasma.